apriremo due nuove basi, una a Reggio Calabria, cioè è un evento storico. Non lo dico io, lo dice l'amministratore delegato di Ryanair, oggi su Repubblica. E fra qualche settimana verranno i vertici Ryanair a presentare le nuove rotte che Ryanair ha deciso di mettere in Calabria. Prevalentemente dall'aeroporto di Reggio, ma riguarderanno anche gli altri aeroporti. L'aeroporto di Reggio però diventa hub di Ryanair. Quando sono venuti la prima volta, un anno fa, erano seduti qui a questo tavolo, mi parlavano della possibilità di mettere qualche rotta a Lamezia. Non pensavano affatto a Reggio Calabria. Io ho parlato soprattutto di Reggio Calabria perché credo che l'aeroporto di Reggio Calabria possa essere davvero l'aeroporto dello stretto e possa attrarre l'utenza della Sicilia orientale. Sono molto contento che se ne siano convinti e nelle prossime settimane annunceremo anche le rotte che riguarderanno l'aeroporto di Reggio Calabria per Ryanair, quattro italiane, quattro verso città europee. È un lavoro duro, è stato un lavoro molto duro perché i risultati si ottengono lavorando duramente, convincendo chi deve investire in Calabria che in Calabria si può investire. È un lavoro che abbiamo fatto anche quando poi io leggevo sulla stampa ingiuste critiche, dicevo, ah, ma gli annunci sugli aeroporti, ecco, io non faccio annunci, io cerco di produrre fatti e che l'aeroporto di Reggio Calabria diventi hub di Ryanair è appunto, come dice l'amministratore delegato, un evento storico, un fatto storico. C'è tanto ancora da fare, soprattutto per l'aeroporto di Crotone. Sto vedendo di fare in modo che l'aeroporto di Crotone possa rimanere aperto oltre l'orario stabilito dall'accordo con ENAV, perché questo ci permetterebbe di avere anche a Crotone molti altri voli. L'investimento sulle nuove rotte è un investimento decisivo per il turismo. Noi dobbiamo portare in Calabria milioni di turisti facilitando l'accesso alla Calabria attraverso gli aeroporti calabresi ed è quello che sto cercando di fare.